vince ancora il Futsal Mini con risultato di 9-2 contro il Gemini. Siamo qui con il mister Cinzia Orlando, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi. Buonasera intanto. Ci voleva questa vittoria dopo la sconfitta di sabato contro il Ficarazzi, era necessaria una prestazione con un buon numero di gol e soprattutto far giocare un po' tutti i ragazzi per dare minuti in campo. Oggi è andata bene e io spero sempre che migliorino comunque nel tempo. Oggi, come ha detto anche lei, tanto minutaggio un po' per tutti. C'è un calciatore in particolare tra quelli che magari giocano forse un po' meno che oggi l'ha convinta anche ad aumentare il proprio minutaggio? Allora, i ragazzi sono tutti ragazzi validi che si allenano bene tutta la settimana. Sicuramente mi piacerebbe nel tempo dare più minuti a Naccari, che è il più giovane del gruppo, insieme anche a Pecoraro, ed è sicuramente su di loro che vorrei puntare di più per le partite future. Il Futsal Mini adesso è quota 25. Io le chiedo una domanda un po' complicata, ma qual è l'obiettivo adesso? L'obiettivo è sicuramente quello di restare agganciate alle prime posizioni. L'obiettivo è comunque quello di sempre, non è cambiato, ed è quello di andare a giocare i playoff e poi chissà, vedremo. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro la Veco, una formazione un po' altalenante nei risultati. Le chiediamo come la preparerà e soprattutto se ci regalerà qualcosa di nuovo magari. Allora, non ci sono partite semplici in questo girone, sono tutte complicate, al di là dei risultati che a volte possono sembrare clamorosi, in realtà non è mai semplice nessuna partita. La Veco si è rinforzata parecchio, ha preso diversi giocatori, sicuramente saranno un po' in rodaggio, però noi non sottovalutiamo nessuno, soprattutto una squadra come la Veco che comunque proviene da una categoria superiore, perché proviene dalla C1. Cercheremo di prepararla sempre nel migliore dei modi e facendo attenzione ai piccoli errori che comunque abbiamo commesso nelle partite precedenti.